Spedaletto, cuore della Val d'Orcia, siamo con Amedeo, giovane mugnaio sui generis, direi. Qual è la tua storia, Amedeo? Allora, la mia famiglia, diciamo, ha origini contadine. Mio nonno era sia il nonno di babbo che il nonno di mamma erano entrambi mezzadri, quindi le origini sono contadine e io sin da bambino mi sono subito appassionato alla campagna, alla natura e con il tempo, insomma, la passione è diventata anche lavoro. Ecco, però il nonno era un contadino, ma scarpe grosse e cervello fino, come si dice, perché si è comprato un pezzo di questo borgo, Eh sì, Spedaletto. ai tempi, diciamo, mio nonno da parte di mamma era marchigiano e è venuto in Toscana ed ha comprato questa parte, insomma, dei castelli anche Quindi poi è appunto. nata invece un'azienda agricola proprio di proprietà del nonno. Sì, di proprietà poi è passata al babbo, però diciamo il babbo dal 92 ha aperto l'azienda e l'ha trasformata in biologica, insomma. Ah, quindi è stato un Sì, precursore del biologico. perché nel 92, insomma, a quei tempi il biologico non era in voga come oggi. È iniziata anche una salvaguardia delle antiche varietà di grano, Sì. no? Ad esempio questo. Questa è la varietà Senator Cappelli, che è una varietà di grano duro degli anni 20. E accanto ci sono dei ceci invece. Sì, anche questo qui è cece piccolo, è una varietà autoctona. Ecco, mi fai vedere un po' tutto il ciclo della macina, come funziona. Sì, praticamente qua c'è il mulino, questa è la tramoggia, questa è la tramoggia e qua ci sono le macine in pietra. Ci sono le macine in pietra, praticamente c'è la macina sopra che sta ferma e quella sotto che gira. La farina e il chicco del grano viene schiacciato dalle macine e si trasforma in farina integrale. Integrale perché c'è tutto il chicco del grano. Poi dopo la farina integrale viene trasportata ed arriva qua. E qua la farina integrale viene separata a seconda della granulometria. Questo qui si chiama buratto e praticamente il setaccio, dal setaccio più fine esce la farina tipo 1 che è la più fina e di mano per esclusione c'è la farina tipo 2, il semolino e la frusta. Che sono queste farine che vediamo qua. Quindi Sì, dalla più fine quindi dalla farina integrale si alla ottengono semola e. 4 prodotti. Ecco, e poi Amedeo produce anche la pasta con questo Sì, grano. anche la pasta. Queste sono le trafile in bronzo famose, per esempio questa qui è quella dei pici, questa è quella delle penne, queste però sono più grosse rispetto a quelle dell'anno scorso. Sì, Sono più grossi. la macchina è più grande quindi è più grande. È vero, no? Sì, questa è quella delle penne, questa è quella dei pici, insomma, un tipo di. Sì, si applicano qua, c'è la vite rotativa che spinge l'impasto verso la trafila. E a seconda del tipo di trafila vengono tutti i vari formati in pasta. Qui viene messa la pasta ad essiccare. E l'essiccatore ha una capienza su per giù di 2 quintali e mezzo e ogni tipo di pasta ha una durata di essiccazione diversa. Sì, i pisci hanno una durata di 30 ore, la pasta corta di 10 ore, le tagliatelle che sono un po' più fine rispetto ai pici di 20 ore, insomma dipende un po' dal tipo di formato. Le temperature sono basse, vanno dai 38 gradi ai 45. Sì, il ciclo è molto lento, Ed è insomma, completo, quindi tecnico. dal campo al pacco di pasta. Sì, infatti diciamo la filiera corta qua è proprio, siamo nell'emblema della filiera corta, che è rappresentata al 100%. Grazie Amedeo e buon Prego. lavoro e auguri per il futuro. Grazie mille.